Buonasera mister. Buonasera. Partiamo un attimo dall'aspetto emotivo, insomma, il valore di questa vittoria. Quando diceva se non aver paura se il gol non arriva, insomma, la solita gestione della tensione, anche questo aveva immaginato, insomma, un episodio, una palla da fermo che potesse in qualche maniera sbloccare una partita destinata forse allo 0-0, per come stava andando il secondo tempo. Qualche occasione c'è stata, perché il colpo di testa di Slav è stata un'occasione importante. E è logico che poi dopo gli spazi erano sempre di meno ed era sempre più difficile trovare opportunità. Però insomma, credo che sia stata una vittoria voluta, con la capacità appunto anche di saper attendere. Nel momento in cui non c'erano spazi, hanno continuato a giocare la palla, hanno continuato a farla girare, abbiamo messo più qualità davanti, come capacità tecnica, e hanno fatto dei buoni sviluppi. Anche contro una scelta impopolare, quella che è stata la sua, nel doppio cambio a metà ripresa, però alla fine tutto ha spaccato la partita, insomma. Sostanzialmente cosa l'ha portata a questo avvicendamento e cosa invece l'ha portata a decidere per pettinare Paolucci ad inizio gara, visto che l'azione comunque c'era ritmo, c'era intensità, però poi negli ultimi 16 metri avevamo difficoltà. Sì, all'inizio loro hanno una difesa molto alta, abbiamo cercato di mettere in difficoltà su anche se gli spazi non erano tanti, però su quel tipo di movimenti. Poi dopo, col passare del tempo, abbiamo cercato delle alternative, perché abbiamo visto che in ogni caso c'è da cambiare qualcosa, e quindi ho provato a mettere in campo gente tecnica. Anche la posizione di sbaffo in mezzo era quella per cercare di aumentare la qualità nella zona nevralgica, e penso che insomma, sono stati bravi, perché poi in ogni caso non è concesso quasi mai neanche una ripartenza, si è sempre stato accorto. Ma proprio la prima volta che giochi tutta la partita, o quasi, insomma, che parti con la difesa a 4, era importante metterci concentrazione, attenzione, l'hanno fatto tutti quanti. Un'ultima per me: quale può essere la gara ideale per Sforzini in questo punto? Ci sono dei momenti, Sforzini 2 settimane fa ha giocato titolare, quindi non è che Sforzini non gioca, ci sono. Stiamo provando delle alternative, col cambio di modulo si cercano anche di trovare poi dopo quelle che possono essere le situazioni che mettono più in difficoltà gli avversari. Ho un gruppo di attaccanti ben variegati e a seconda delle partite cerco di provare quelle che possono essere così giuste. Dopo la prima ora di gioco sono iniziati un po' i fischi, in quel momento la squadra non stava girando bene, hai temuto che di non farcela o hai visto qualcosa nella squadra che ti faceva essere comunque ottimista? Sì, sono stati bravi, perché anche se appunto c'era del malumore hanno continuato a giocare, a far girare la palla, a non buttarla, a cercarsi tra le linee, e credo che il merito sia appunto di questo tipo di atteggiamento, si è venuto fuori con un numero di punizioni importanti da poter battere. Poi Federico su queste cose è bravo, è stato anche bravo poi a sfruttare quello che è una situazione che con lui capita spesso, saltano, e è stato bravo a metterli sotto. Dato di fatto un'altra partita che è stata sbloccata su palla inattiva, però. Quindi rimane ancora una volta il problema di con le situazioni. Oggi si è visto qualcosa di meglio, però manca. Sì, però a me piace vedere le occasioni più che i gol in se stessi. Le occasioni credo che ci siano state. Poi l'importante è anche essere tornati a non subire gol. Poi insomma, ci sono tante squadre che vanno avanti a palline attive, quindi anche se è importante in qualche maniera buttarla dentro. Mister, proprio sulla difesa, dopo un'ottima prova di Perugia, dove abbiamo rischiato poco, se non in pari circostanze rimpallate, oggi con lo schieramento quasi a 4, un'altra ottima
prova d'apposito orchestra, è questa la strada della difesa, cioè di questo, questa registrazione? L'equilibrio è fondamentale, e quindi che sia una difesa 3 o una difesa 4, ci vuole sempre, dobbiamo mantenere certe caratteristiche. E oggi è andata bene perché era un banco di prova, in ogni caso importante, perché giocavi contro un 4-4-2, quindi eri sollecitato su tutti i quattro giocatori della linea difensiva, e hanno fatto bene senza concedere ripartenza, senza dare opportunità, e spingendo anche bene, perché sia a sinistra che a destra è spinto coi terzini, quindi sono stati bravi a alternarsi e a, e non, e a mantenere ugualmente le distanze giuste. Stiamo lavorando per crescere. Se guardo il percorso l'anno scorso, è stato un percorso in crescendo continuo, dove a ottobre, novembre magari facevi fatica ancora a segnare, dove nel giorno di turno invece hai fatto molto più gol. Però insomma, al di là di questo, noi dobbiamo concentrarci sulle partite. Finalmente ci togliamo da quella posizione che ci metteva anche ansia. Noi adesso siamo completamente tranquilli, poi iniziamo ad avere qualche squadra sotto, ma questo ci fa ben sperare. Visto che parlava di qualità in mezzo al campo, sabato a Bari andiamo con questa formazione? Vediamo adesso, dobbiamo provarla. Abbiamo 4 giorni, da domani iniziamo a pensare a Bari. Senti, sul piano tattico, Viviani così arretrato, forse da meno nella proposizione della manovra, mentre Crimi a me ha dato l'impressione di non aver trovato la posizione oggi. È sempre stato solito generoso, è andato ad attaccare l'avversario, però ha vagato, no? Non ha trovato la posizione. Invertire i due potrebbe essere una soluzione? Non credo che siano contenti entrambi, e quindi diventa difficile, perché a di là che hanno caratteristiche per fare tutti i ruoli, credo che ci voglia anche la disponibilità, non nel lavoro, perché la metto, cioè, se io dico lo fanno, però io devo anche leggere quello che gli piace fare. Federico in questa posizione nell'ultima partita ha tirato un sacco in porta, poi magari oggi un pochino meno, però è una posizione che... E tu hai recuperato tanti palloni. Ha fatto bene, ha dato equilibrio, ma giocando a 4 tante volte, secondo me rispetto all'anno scorso sta facendo dei passi da gigante, si vede che ha tanta voglia di far bene. Si sacrifica rispetto all'anno scorso. L'anno scorso si sacrificava, ma arrivava a un certo punto che aveva finito il benzina. Invece adesso continua fino alla fine, bene. Invece Crimi va un po' regolato, no? Forse tutta questa... Oggi magari lui è partito, secondo me non è partito male, anzi. Poi dopo gli spazi erano pochi, può essere che lui sia stato un po' penalizzato da questo tipo di partita, però è sempre un ragazzo che dà l'anima e insomma, ne vorrei più di uno in squadra. Mister, non so se l'hanno già chiesto prima, sto capitando, ho visto una squadra un po' lenta, poco gioco di prima, in alcune fasi tergiversavo col possesso di palla, e invece bene che abbiamo tutti gli occhi, l'anno scorso era uno spettacolo e cambia, per l'amor di Dio. Però è una cosa, insomma, non dico che debba essere elementare, però come mai stai dire un problema di tenuta, un problema di paura? No, secondo me non siamo partiti male anche come velocità di gioco. Poi dopo col tempo loro si sono abbassati, hanno stretto le linee, quindi gli spazi non erano tanti. Però era importante tenere il pallino del gioco, cercare di... È vero, magari non... qualche situazione potevamo velocizzarla, però era importante non perdere la testa. E sono, da questo punto di vista hanno fatto bene, perché non hanno mai buttato via una palla, hanno cercato di tenerla, ed è stato grazie a questo che ci ha permesso di spiare le punizioni che poi sono risultate determinanti alla fine. Mister, come commenta la prova dei centrali? L'ha sfiorata marginalmente, che me ne ha già parlato prima. Ottimo. Ecco, esatto. Ottimo. Sì. Anche mercoledì, l'ultima partita. Ma secondo me stiamo facendo bene come equilibrio, dobbiamo trovare efficacia, ma c'è anche bisogno di una tranquillità che solo con le vittorie puoi avere.